siamo a Cretarola di Porto Sant'Elpidio per il Gran Premio VPM Distribuzione Città di Porto Sant'Elpidio, gara ciclistica riservata alla categoria dilettanti Elite e Under 23. Questa è la riunione tecnica, tra poco ci sarà la presentazione delle squadre. Allora, gara ciclistica per dilettanti Elite e Under 23 sulla distanza di 130 km e 600 metri. Siamo a Porto Sant'Elpidio, dove tra poco verranno presentate le formazioni partecipanti a questa manifestazione. Questa è una gara che mette in palio il titolo di campione provinciale Elite e la maglia della due giorni della calzatura in accoppiata con la gara di Montegranaro del 35esimo Gran Premio Città di Montegranaro. Dicevamo, 96 corridori al via, 20 le formazioni rappresentate. Caldo importante quest'oggi per questa gara che è molto dura, con il finale sicuramente impegnativo, con la salita della corva e anche un'ultima salita pronta a fare la differenza. Ma vedremo quello che la corsa saprà offrirci. La gara è organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica ASD Unione Ciclistica Porto Sant'Elpidio, e allora tra poco vedremo le formazioni che andranno a partecipare, poi ci gusteremo anche la manifestazione per Elite Under 23. Il direttore di corsa sarà Fabio De Carolis, il vice Sergio Latini. Tra poco ci muoveremo dunque con la manifestazione. Siamo in una giornata calda, la voglia di fare bene c'è, la due giorni della calzatura, queste due belle gare di Porto Sant'Elpidio e di Montegranaro per i dilettanti Elite Under 23, che hanno voglia di fare davvero molto bene. Siamo ai minuti che precedono la partenza della gara, ci avviciniamo a quella che è la presentazione ufficiale dei 20 team di quest'oggi rappresentati in questo Gran Premio VPM Distribuzione Città di Porto Sant'Elpidio, che è gara che si corre anche in collaborazione, è stata organizzata anche in collaborazione con la 34esima festa di quartiere Cretarola di Porto Sant'Elpidio. Siamo in piazza Porto Sant'Elpidio, ecco le Miss Gloria e Clister con il piccolo Filippo, tra poco arriveranno le squadre per quella che è la presentazione ufficiale. Firma per prima la VPM Porto Sant'Elpidio Monte Urano, formazione di casa che quest'anno ha vinto con Emanuele Pizzo la Coppa San Geo, vittoria anche per Alessandro Frangioni a Grotta Zolina e tanti altri piazzamenti che andremo naturalmente a valutare durante la gara. Avete visto anche la Aran Veius, questa è la Andrea Cattoli che firma il foglio di partenza. Arriva alla formazione dei calzaturieri Montegranaro Marini Silvano, pochi giorni fa un bel successo quello di Luca Taschin nella Bologna San Luca gara cronometro, questa è la D'Amico che ha firmato, poi arrivano tutte le altre formazioni, questa è il Maglificio LB Bibanese che stiera anche il campione moldavo, e poi via via tutte le squadre che andranno a prendere parte a questa bellissima manifestazione. Fa caldo, dicevamo, giornata veramente afosa, il tandem della San Gemini Trevigiani con Riccardo Cioccarelli che vuole fare bene, questa è Elena Muri, l'assessore allo sport del comune di Porto Sant'Elpidio, e oramai siamo al termine di quella che è stata la presentazione ufficiale delle squadre. Tra poco ci muoveremo, questi sono i cicli falgiani Marco Pantani, arriva anche la formazione della Forte Braccio e poi man mano tutte le altre che vanno a comporre i 96 corridori che tra poco prenderanno il via in rappresentanza di 20 formazioni. Vedete il tracciato di gara, adesso ci muoveremo ad andatura controllata. Torneremo a Cretarola di Porto Sant'Elpidio, dove ad attenderci ci sarà il sindaco di Porto Sant'Elpidio Nazareno Franchellucci, pronto ad abbassare la bandierina a scacchi insieme a Massimo Romanelli, il vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana Comitato Regionale Marche. Eccolo il vice direttore di corsa Sergio Latini, che tra poco farà muovere i corridori. Stiamo per muoverci dall'andatura controllata alla ricerca del chilometro zero, si torna verso Cretarola di Porto Sant'Elpidio per questo Gran Premio VPM Distribuzione Città di Porto Sant'Elpidio. 96 i corridori al via, 20 le formazioni rappresentate. Torniamo sul punto dove ci sarà anche l'arrivo per gustarci questa gara che si svolge sulla distanza di 130 km e 600 metri. Avremo un tracciato di 16 km e 500 metri da ripetere 6 volte per un totale di 99 km. Poi entreremo nel circuito finale di 31 km e 600 metri, davvero molto impegnativo per andare a completare quello che è il tragitto di gara di questa bellissima manifestazione. Qui siamo ancora a Porto Sant'Elpidio, Laura Hoffman insieme a Gaetano Gazzoli per il servizio radio informazioni, ci sarà anche Adriano Spinozzi, questo è il direttore di corsa Fabio De Carolis che sta accompagnando al chilometro zero i corridori. Ecco pronta la bandierina a scacchi con Massimo Romanelli e con Nazareno Franchellucci, il sindaco di Porto Sant'Elpidio. Si parte dunque, si parte definitivamente dopo
la presentazione delle squadre e il tratto di trasferimento. Si parte dunque, andiamoci a gustare questa bella manifestazione che sicuramente sarà molto importante anche per quanto riguarda il risultato finale. Oggi in palio la maglia di campione provinciale Elite, il vincitore indosserà anche la maglia della due giorni della calzatura che si concluderà con il 35esimo Gran Premio Città di Montegranaro. Siamo nei primi attimi di gara. Ancora inquadratura per il servizio radio informazioni, sta Pietro Gazzoli insieme a Laura Hoffman, ci sta mostrando i 96 partenti e intanto qui per la nostra telecamera prova a risalire. Siamo nei primi attimi di gara, si forma un drappello di 13 unità alla comando, andiamo a vedere cosa succede dopo i vari scatti e controscatti. Alla fine si è arrivati a questo momento, siamo al chilometro 30 di gara con 13 unità al comando, poi vediamo il gruppo, ma attendiamo un attimo prima di darvi la formazione che le nostre telecamere risalgano su quella che è la testa della corsa per vedere cosa sta succedendo in questo avvio del Gran Premio WPM Distribuzione Città di Porto Sant'Elpidio. Abbiamo detto delle schermaglie iniziali, che qui siamo a Sant'Elpidio a mare, delle schermaglie iniziali, il gruppo ora ci sembra che sia compatto in questo momento, la schermaglia iniziale dunque non era quella che vi avevamo descritto. Vediamo adesso cosa succede perché le nostre telecamere inquadrano due corridori che hanno preso vantaggio, ne arrivano anche altri, vediamo due corridori in vantaggio rispetto agli altri, ma per il momento abbiamo visto Pongiluppi della In Emilia Romagna e poi c'è anche un altro corridore, il dorsale 68, si tratta di Longhitano, dunque Pongiluppi e Longhitano ci provano in due a fuoriuscire dal gruppo. Siamo alla chilometro 11 di gara, arrivano altri corridori sulla coppia di testa formata da Pongiluppi e Longhitano, vediamo che il gruppo si screma, siamo al passaggio a 6 giri dalla fine qui a Cretalola di Porto Sant'Elpidio, si forma una fuga di 13 unità, abbiamo visto anche con il dorsale 93 Riccardo Ciuccarelli dei Cicli Falgiani, della San Gemini Trevigiani, sono 2, 4, 6, 8 corridori al comando, sono Longhitano, Coradini, Burocchi, Carollo, Cortese, De Roberti, Scarmona Meia e Pongiluppi, arrivano altri 3 corridori alle loro spalle. Altri 3 corridori transitano alle spalle dei corridori che abbiamo prima citato alla comando, poi altri, qui siamo in zona rifornimento con gli 8 uomini alla comando, abbiamo detto Pongiluppi, Longhitano, Corradini, Burocchi, Carollo, Cortese, De Robertis e Carmona Meia dei calzaturieri Montegranaro, Marini, Silvano. Questa è la situazione in questo avvio di gara, ancora le immagini di Sant'Elpidio a mare, vediamo se dietro cambia la situazione, vediamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 corridori, cambia la situazione, ora sono in 13 alla comando, siamo al chilometro 33 di gara, le carte si sono nuovamente rimescolate e 13 uomini hanno preso il largo rispetto al gruppo. Vediamo la composizione della fuga, al comando troviamo Alessandro Frangioni e Arthur Sovischi della WPM Porto Sant'Elpidio Monte Urano, Cristian Ioli della Cattoli Andrea, Matteo Carboni della Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano, poi troviamo Luca Paladin e Nicola Geluin del Maglificio LB. Per quanto riguarda la Gragnano, in ava scoperta ci sono Longhitano e Carollo, per la In Emilia Romagna Alex Ponti, poi vediamo altri corridori, Riccardo Ciuccarelli della San Gemini Trevigiani, poi Andrea D'Agostino del team Forte Braccio e poi per completare il quadro mancano Planck e Falleroni del team Slipa Milano e Galimberti della Pregnana. Risaliamo ancora, vediamo la maglia di campione regionale e il numero 15 di dorsale Arthur Sovischi, portacolori della WPM Porto Sant'Elpidio Monte Urano, con il dorsale 47 abbiamo visto Matteo Carboni, poi gli altri che stanno risalendo su questa fuga di 13 unità perché per il momento si mantengono al comando, col numero 10 Alessandro Frangioni, il corridore abruzzese in forza alla WPM Porto Sant'Elpidio Monte Urano che domani compirà gli anni e oggi vuole essere importante dopo aver ben gareggiato al Giro del Veneto dove è chiuso all'ottavo posto, sempre 13 uomini al comando, tra poco vi daremo anche il vantaggio, 53 secondi sul gruppo,
per i 13 uomini al comando. Questa è la situazione che si sta evolvendo in corsa quando ci avviciniamo al chilometro 40. Intanto alle loro spalle si stanno formando vari drappelli, quindi il gruppo si è spaccato in svariati tronconi alle spalle dei 13 uomini al comando. Questo è il gruppo presidente di giuria che transita in questo istante. E dunque con i 13 al comando tra poco risaliamo la corsa, siamo al passaggio in questo momento, eccoli a tre giri dal termine, chilometro 66 di gara, i 13 uomini al comando che hanno un vantaggio di 42 secondi sui più immediati inseguitori. 42 secondi sui più immediati inseguitori, questa è la situazione per quanto riguarda i 13 uomini al comando. E fra poco vi daremo la situazione, qui ne passano 2, 4, 6, 7 che sono al loro inseguimento, poi arrivano altri tre corridori. E comunque i 13 che sono al comando in questo momento stanno facendo un po' la voce grossa, ricordiamo Frangioni, Sovischi, Ioli, Carboni, poi troviamo Paladin, Genuin, Longhitano, Carollo, Ponti, Ciuccarelli, D'Agostino, Falleroni e Galimberti. Questi sono i 13 uomini al comando che stanno monopolizzando la corsa. Attenzione perché cambia la situazione in testa, rimangono in tre al comando, cambia la situazione dai 13 al comando e vadono in tre. Sono Frangioni della VPM che adesso è al comando, talonato da Ciuccarelli della San Gemini Trevigiani e da Longhitano della Gragnano Sporting Club. C'è uno scatto proposto da Riccardo Ciuccarelli nel tratto in salita, Frangioni è lì molto vigile, così come vigile anche Longhitano. Lo scatto di Ciuccarelli guadagna qualche metro, ma nulla di fatto, i tre si ricompongono e dunque al comando troviamo questo terzetto, ripetiamo, Frangioni, VPM Porto Sant'Elpidio Monturano in maglia di campione regionale Elite. Riccardo Ciuccarelli, primo anno da dilettante San Gemini MG Cavis, San Gemini Trevigiani, mentre Longhitano rappresenta la Gragnano Sporting Club. Siamo a due giri dal termine per il terzetto al comando. Attenzione, tra poco andremo anche a valutare il vantaggio. Per quanto riguarda i tre al comando, un primo e 0-6 sul gruppo. Attenzione, il vantaggio dei tre al comando, ripetiamo, Frangioni, Ciuccarelli e Longhitano, è di un primo e 6 secondi. Dietro si riorganizzano le squadre, altri rimangono in avanscoperta. I tre per il momento sembrano poter aver gioco fatto, ma è ancora molto ma molto lunga. Stiamo entrando adesso a Sant'Elpidio a Mare con il terzetto al comando, Longhitano a fare l'andatura, poi vediamo Ciuccarelli e poi con la maglia di campione regionale Elite Alessandro Frangioni. Rilanciano l'azione, si rilancia l'azione con Frangioni che prova in questo tratto a fare l'andatura. Sulla sua ruota troviamo Longhitano e poi Riccardo Ciuccarelli, il più giovane dei tre, primo anno da dilettanti dopo i tanti successi colti lo scorso anno in campo juniores. Ultimo giro, inizia il giro più lungo, attenzione, inizia il giro più lungo di 31 km e 600 metri per quanto riguarda i tre al comando. Il gruppo si è avvicinato notevolmente, in precedenza si era avvicinato notevolmente fino a 45 secondi, ora vediamo dietro cosa succede, perché si stanno muovendo le acque anche dietro al gruppo, ci sono scatti, ci comunica Radio Informazione, con Genuin, Sovischi, Carollo e Carmona Mejia, mentre i tre al comando iniziano a salire verso la corva, e Riccardo Ciuccarelli che l'attacca per primo, poi vediamo Frangioni e poi Longhitano, strappo duro anche se breve, questo per i tre al comando, vediamo Riccardo Ciuccarelli, poi Alessandro Frangioni e poi Longhitano, la salita è quella della corva, accusa difficoltà, Riccardo Ciuccarelli, rimangono in due alla comando, perde qualche metro il portacolori della San Gemini Trevigiani, Riccardo Ciuccarelli che fatica notevolmente qui sullo strappo della corva, prova a rimanere incollato ma i due se ne vanno, attenzione Frangioni e Longhitano se ne vanno sullo strappo, sul pezzo più duro della salita della corva, rompono gli indugi e se ne vanno, ed è Frangioni adesso incitato dal suo direttore sportivo Torresi, Frangioni è incollato alla sua ruota, troviamo Longhitano, saliamo verso la corva, ma non è finita qui perché ci sarà un'altra asperità ancora in questa dura giornata per quanto riguarda il ciclismo dilettantistico per Elite Under 23 qui al Gran Premio VPM distribuzione città di Porto Sant'Elpidio, riquadratura per Adriano Spinozzi che scorta, Frangioni che è alla comando e Longhitano che è alla sua ruota. Ciuccarelli ormai ha perso troppo terreno, difficilmente potrà
rientrare sulla testa della corsa. Non cambia la situazione, ci voltiamo e Ciuccarelli non si vede e quindi rimangono in due. Alla comando ancora Frangioni a fare l'andatura, alle sue spalle Longhitano, ma attenzione, dietro sta nascendo una grande battaglia per tornare su quella che è la testa della corsa. Si stanno muovendo i corridori, ma non è facile poter individuare quello che potrà accadere. Vediamo cosa succede, perché i due al comando sono braccati adesso da vicino da Radice, il portacolori della VPM Porto Sant'Elpidio Monteurano. Sta arrivando anche Raffaele Radice, il corridore di Fano, quest'anno a secco di vittorie, si risale verso quello che è l'arrivo. Vediamo se Radice riuscirà a riprendere i due, ci riesce. La volata parte tra Radice e Longhitano, rimane indietro Frangioni che non è un velocista puro, parte la volata con Radice e Longhitano, Radice ed è Radice che alla fine va a vincere davanti a Longhitano, alza le braccia anche Frangioni che si classifica al terzo posto finale. Adesso vediamo alle loro spalle cosa succede, perché il ritardo era importante. Sta arrivando adesso Filippo Fiorelli a 45 secondi, poi Andrea Di Renzo sempre della VPM, esulta Brandino Trottinesi, Matteo Carboni per la Calzadonieri Montegranaro Marini Silvano all'arrivo. Poi tocca adesso a Lorenzo Friscia della Gragnano Sporting Club, dopo il successo di Raffaele Radice che è rientrato proprio a 1,5 km dall'arrivo e ha piazzato la stoccata vincente. Arriva anche Giordano Burocchi, insieme è arrivato anche Riccardo Ciuccarelli. Poi la volata di questo gruppetto è preda di Matteo Conforti della Gragnano Sporting Club. Dunque per il corridore marchigiano Raffaele Radice, primo successo stagionale, il ragazzo di Fano è andato a segno nella gara organizzata dalla sua formazione, vince il Gran Premio VPM Distribuzione Città di Porto Sant'Elpidio, vestirà anche la maglia di campione provinciale Elite e quella della due giorni della calzatura. Alla fine questo primo benedetto successo stagionale è arrivato. Raffaele Radice, raccontaci il finale entusiasmante. Davanti erano Frangioni e un altro corridore, li hai presi proprio a pochi chilometri dall'arrivo e poi... Sì, finalmente una vittoria dopo tanti anni. Sono partito sull'ultima salita, davanti avevo Frangioni che è un compagno fortissimo, e dall'ultima salita fino a sotto lo strappo sono andato a tutta, poi ho visto che davanti si guardavano perché Frangioni non tirava più e nel finale mi ha tirato una volata perfetta e ce l'ho fatta vincere. Sei contento, soddisfatissimo? Sì, sono contentissimo, perché questo qua è un periodo speciale, perché settimana scorsa mi sono laureato e adesso ho la prima vittoria, quindi è un periodo veramente speciale, voglio dedicarlo a tutta la squadra perché ha sempre creduto in me, nonostante non abbia fatto tanti risultati, ma io ci ho sempre messo il cuore e l'impegno, finalmente è arrivata una grande vittoria, la dedico alla squadra e anche ai miei genitori. Adesso la stagione è lunga, dove vuoi arrivare? La stagione adesso è lunga, pensiamo a domani che c'è un'altra corsa dura e poi fino alla fine tiriamo avanti, e fino a metà ottobre insomma sono tantissime gare e cercheremo di fare il meglio con tutta la squadra insomma. Claudio Longhitano, secondo classificato qui a Porto Sant'Elpidio, siete andati in fuga tu e Frangioni, poi nel finale è arrivato Radice e lì è stretto nella morsa della VPM, anche se ci hai provato non sei riuscito a vincere. Sì, è stata una giornata molto lunga, è nata la fuga dai primi chilometri, prima eravamo un gruppetto di 13, poi siamo andati via in 3, però giustamente io avevo gli uomini veloci nel gruppo dietro, quindi ho anche collaborato il giusto, giustamente ognuno si gioca le sue carte. Poi sul finale pensavo ero sicuro di batterlo sull'arrivo, però con il rientro di Radice poi in superiorità numerica è andata così, dai. Ci riproverai domani a Montegranaro? Domani è una giornata molto dura, anche oggi non è stato per niente facile, però sicuramente domani ci riproveremo. Grazie. Allora. Alessandro Frangioni, terzo classificato qui a Porto Sant'Elpidio, qui a Cretarola, raccontaci la gara, siete andati in fuga tu e Longhitano, nel finale è arrivato il tuo compagno di squadra Radice e poi? Poi praticamente io sapevo che ero battuto in volata da Longhitano. Ho sentito la radio che Radice era a 30 secondi e ho detto che la vinciamo con lui, quindi in surplus eravamo praticamente l'ultimo chilometro, l'abbiamo un po' rischiata ma è andata bene così. Contento, soddisfatto del tuo terzo posto? Contento sì e no, perché comunque quando vai in fuga dal primo chilometro la voglia di vincere è tanta. Non avevo un compagno di fuga molto convinto di fare il risultato come me, infatti non ho avuto tanto supporto da Longhitano. Da Ciuccarelli tantissimo, poi nel finale purtroppo lui si è staccato e poi in due le forze erano quelle.
Ci riproverai domani a Montegranaro? Sì, sì, sicuramente. Domani ho corso a Montegranaro, quindi la voglio vincere. È un obiettivo. Comunque sono felicissimo della vittoria del mio compagno, se la merita. Orfeo Pieroni Mazzante, si è concluso questo Gran Premio VPM Distribuzione qui a Porto Sant'Elpidio, davvero una bella gara, l'avete anche vinta, avete vinto la maglia di campione provinciale Elite, avete vinto, vestirete domani la maglia anche della due giorni della calzatura, meglio di così non poteva andare perché tutto è filato liscio. Beh, direi veramente meglio di così non si poteva andare, abbiamo fatto veramente dei sacrifici enormi quest'ultimo mese per organizzare qui la gara. Ci speravo di un podio, del podio, è arrivato un primo e un terzo posto, quindi penso che abbiamo iniziato veramente questo inizio di gara, diciamo, perché ce ne saranno sicuramente altre, penso nei migliori modi. Terzo successo stagionale, il primo di Radice, se lo meritava. Sì, Radice se lo meritava veramente, ha passato un momento difficile, ma gli siamo stati sempre tutti vicino, e ha creduto in lui, ha creduto in noi e alla fine i risultati vengono. Elena Muri, assessore allo sport del comune di Porto Sant'Elpidio, si è concluso questo Gran Premio VPM Distribuzione, davvero una bella manifestazione, calda ma vincente fino all'ultimo metro. Sì, hai proprio detto bene, calda, direi proprio caldissima, perché le ore centrali di un pomeriggio che secondo me è stato davvero bello, una partenza e soprattutto una partecipazione per la prima edizione che non potevamo di sicuro sperare, soprattutto un ringraziamento va a chi ci ha messo l'idea, a chi poi dopo si è dovuto organizzare e a tutte le forze che hanno contribuito affinché tutto potesse andare liscio, che non ci potevano essere insomma intoppi per una prima edizione, perché ecco, nella speranza che poi questa possa essere ripetuta già per l'anno prossimo. Sempre bello Porto Sant'Elpidio, sempre con a fianco il ciclismo, è ormai uno sport super collaudato che serve anche per promuovere il territorio. Sì, assolutamente sì, ma non solo per promuovere il territorio, penso che questa è anche una prima edizione per promuovere il settore giovanile, che poi è un settore che da questa età in poi insomma si potranno anche vedere coloro che potranno un domani fare anche il Giro d'Italia, quindi noi ci mettiamo l'impegno, ma soprattutto è l'impegno di chi crede in questi gran premi, partecipa e insomma riesce a fare anche una bella gara. Grazie. Massimo Romanelli, vicepresidente regionale FC, oggi una bella manifestazione, la prima nella sua storia, questo Gran Premio VPM Distribuzione, una bella gara, un bel vincitore, ma soprattutto tanta voglia anche di ciclismo in questo quartiere Cretarola che è cresciuto con il Memorial Roberto Moretti e con gli esordienti. Sì, un luogo, una location dedicata al ciclismo in cui abbiamo messo radici di storia, perlomeno come a livello regionale, per cui è stato bello riportare il ciclismo qui a Cretarola, un ciclismo di alto livello, perché oggi la gara è stata veramente bella, entusiasmante, e fino alla fine i ragazzi in gara hanno tirato fuori una gara combattutissima. Oggi poi è il primo giorno di due giorni del ciclismo Elite Under, in cui due società rivali sulla strada, ma che hanno saputo fare sinergia nell'organizzazione. Insomma, noi, il Comitato regionale, è certamente vicino a queste iniziative, perché hanno dimostrato che solo con l'unione si possono superare le difficoltà che ci sono, quindi grazie al team VPM, grazie al calzaturiere di Montegranaro per la gara di domani e complimenti alla VPM che oggi ha portato a casa anche il risultato. Marco Marinuc, consigliere regionale Federazione Ciclistica Italiana, bella manifestazione quest'oggi, questo Gran Premio VPM Distribuzione, incerto fino all'ultimo metro, ma soprattutto bello perché si è corso con la temperatura giusta, è caldo, siamo a luglio, ma soprattutto con la voglia di fare bene da parte dei corridori. Sì, sicuramente un'ottima organizzazione allestita dalla VPM, di cui ringrazio il presidente Orfeo Mazzante. È sicuramente una bella gara, combattuta fino alla fine, perché sembrava che se la dovessero giocare Longhitano e Frangioni, poi c'è stato il rientro di Radice che ha un po' sorpreso tutti e in volata ha battuto Longhitano, quindi è un po' il bello del ciclismo, no? L'incertezza fino alla fine, quindi sicuramente una bella interpretazione qui in una frazione di Cretarola che già conosciamo precedentemente perché è stata sempre molto protagonista nel ciclismo,
quindi un bel vincitore, un vincitore in casa, quindi io dico come prima edizione poteva andare meglio. Angelo Tosoni è il presidente del comitato festeggiamenti qui a Cretarola, che ha ospitato questo gran premio WPM distribuzione, una bella gara ciclistica, oggi una giornata di festa a contatto con uno sport che qui a Porto Sant'Elpidio e anche a Cretarola, prima con il Memorial Roberto Moretti, è stato sempre ben accetto. Sì, è vero, noi come associazione dei quartieri di Cretarola siamo stati sempre molto attenti allo sport, in questo caso il ciclismo. In passato abbiamo collaborato con l'associazione La Montagnola, quindi ci teniamo molto, ecco, a queste attività sportive. Come già ho detto in passato, sono delle attività che vanno incontro ai giovani per tirarli fuori dai vari problemi. Passione e professionalità nel mondo delle due ruote. Cicli Falgiani, ad Ascoli Piceno, offre una vasta gamma di biciclette ed accessori per tutte le tipologie. Bici Scott, Olimpia, Scapini, Montana. Accessori Scott, scarpe tecniche, corsa e mountain bike, Scott, Sidi, Vittoria, integratori Pro Action, Named, Y. Abbigliamento Scott, Castelli, Nexo Skin. Caschi e occhiali Rudy Project, Salice, Scott, Brico, Lival, MyWiFi, Abus, videocamere, GPS Garmin, Polar, Campagnolo, Shimano, Intimo, Bionic e Nexo Skin, abbigliamento tecnico Bionic, copertoni Continental, Schwalbe, CST, Michelin, Kenda, Cicli Falgiani e anche assistenza tecnica e test postura. Cicli Falgiani, via Amalfi 1/3, Ascoli Piceno. Telefono 327 69 36 853. Italiano in città e i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano e tu mi fai, dobbiamo andare a Cine, vai a Cine, vacci tu. Cerretani Car, via San Giuseppe, Sant'Elpidio a Mare. Vendita auto nuove e usate multimarca in zona Triangolo in via Bolsena 14. Cerretani Car, officina autorizzata, vendita, assistenza, noleggio. Per informazioni 0734 85 89 61 oppure info@cerretanicar.it. Cerretani Car, la forza del risparmio, il meglio per voi stessi. Vendita auto nuove e usate multimarca in zona Triangolo in via Bolsena 14. Cerretani Car, fai spazio nella tua vita per Cerretani Car.